Ottavo turno del campionato di prima categoria, allo Scirea di Stornanella si affrontano i padroni di casa in completo bianco-azzurro, chiamato al riscatto dopo la pesante sconfitta di San Nicandro di Bari, e gli ospiti dell'Audace Cagnano in completo rosso, direzione di gara affidata al signor Sarcina della sezione arbitrale di Barletta. Con le immagini diamo il via alla sintesi con il calcio d'avvio per la formazione ospite. Subito la prima occasione, dopo pochi minuti passa subito in vantaggio la formazione di mister Scanzano con la rete siglata da Gioffreda che porta in vantaggio la formazione garganica. Rivediamo qui il gol di destro a beffare Lodia, poi ancora gli ospiti con il calcio di punizione battuto da Martelli, il colpo di testa in mezzo ancora di Gioffreda, salva tutto ancora Lodia, poi la conclusione nuovamente Gioffreda, il pallone alto sulla traversa, provano a replicare i padroni di casa con il colpo di testa di Gervasio, pallone che non arriva per poco Jungo, poi qui un presunto calcio di rigore chiesto dagli ospiti, fa giocare il direttore di gara, poi ancora Jungo pericoloso con questo pallone messo in mezzo, il pari siglato dal numero 5 Russo che dedica il gol alla nonna scomparsa da qualche giorno. Vediamo qui la zampata vincente del centrale cerignolano, ancora Stornanella che adesso gioca bene, poi il pallone in mezzo, il pallone sul fondo, ancora Stornanella, siamo nella ripresa con il pallone servito in avanti, la conclusione pallone al lato, ancora Cagnano qui con questo calcio di punizione, Lodia intercetta ancora gli ospiti con questo nuovo calcio di punizione, smanaccia Lodia, allontana il pericolo, ancora con la formazione biancorossa, qui brividi per lo Stornanella, sfiora il vantaggio, sempre il Cagnano in avanti con l'atterramento di Gioffreda che fa giocare il direttore di gara, lo Stornanella ancora a questo lancio a cercare Gervasio, Gervasio controlla, tira il gol del vantaggio dello Stornanella con Salvatore Gervasio che sigla la sua settima marcatura stagionale, davvero una grande annata per il bomber ortese. Rivediamo qui la giocata vincente del centravanti, poi ancora Stornanella con Zanni, l'apertura bella da parte di Gervasio e Zanni che riceve palla e mette il pallone in mezzo nuovamente per Gervasio, ottava rete, non si ferma più Gervasio, 8 gol in questo inizio stagione, un gol a partita per il bomber ortese. Rivediamo qui il colpo di testa vincente che sigla il gol del definitivo 3-1, arriva il quindi il triplice fischio arbitrale che regala la vittoria alla formazione biancoazzurra che guadagna 3 punti importanti che le permettono di uscire dalla zona retrocessione. Per l'Audace Cagnano una sconfitta in una gara giocata però a testa alta.